Buongiorno ragazzi, bentornati in un altro video. Ieri sera è stata la prima sera dove avevo fame, è la quarta mattina e ho fatto 3 low weighing consecutivi. Ho perso un bel po' di peso i primi 3 giorni, era fino, mi sembra, 2 kg addirittura, quindi un sacco. Però ieri avevo veramente fame, che non so se era dovuto, non so cosa esattamente, se magari il deficit dei giorni prima mi, non lo so, mi ha fatto venire fame ieri. Ma non ho mangiato oltre, ho letteralmente forse mangiato oltre di 100 calorie, sarò arrivato a 2500 calorie invece che le 2003-2004, ci tenevo a dirtelo. Ma andiamo a pesarci, vediamo com'è il peso stamattina. Vabbè, dai, faccio vedere, 75,3. Io vedo un po' più di definizione, ma mi sento anche abbastanza, devo dire, sgonfio e piccolo. Vabbè, iniziamo qua il vlog. Andiamo, Sammy. Ragazzi, direzione beach, che dovrebbe anche esserci Mattia Martorelli, quindi pensavamo di fare un allenamento in spiaggia. Sono le 10, siamo un pochino in ritardo, so, come al solito. Dobbiamo sfruttare gli angoli e la buona luce dell'ascensore. Devi fare il physique update qua, Sammy, sembra molto più grosso. Vai. Rispetto alla cosa del bungee. Magari sto sempre piccolo. Ragazzi, sono un attimo andato a comprarmi una cosa per iniziare la giornata al meglio. Mi sono preso uno in questo cold brew coffee che ha 38 calorie, è un caffè. Mi sono preso delle carotine che mi dà un sacco di micro e un sacco di verdure adesso che sarò, diciamo, fuori tutta la giornata. Ragazzi, vi voglio solo mostrare quanto è figo il boardwalk di Dubai Marina. A parte ci sono degli yacht assolutamente immensi, ma poi ci stanno i grattacieli che, mamma mia, è una figata. Una figata rara, nemmeno a Londra, nemmeno in America ho visto queste cose. Che figata, oh. Martorelli. Yes, bella raga. E oggi seguiamo il suo allenamento. Ragazzi, lui è master powerlifting. Adesso fai. Ora sto facendo powerlifting. Però l'intenzione è quella di mantenere comunque un fisico perennemente estetico. E quindi sì, ragazzi, se voi volete andare a vedere dei contenuti molto molto interessanti, anche lui è appena passato con la Food Spring, sì. Andate a vedere il canale di Matti, che fa un sacco di cose cinematografiche che io e Sammy ci immaginiamo. E niente, iniziamo subito il primo esercizio. C'è una bella panca piana, abbiamo detto un 5x8. Facciamo un 5x8, sì, perché c'è poco peso purtroppo. Vai. Ok, vediamo che va. Poco peso per lui. Andiamo a lavorare su l'esecuzione. Sto usando i 20 kg perché anche se sembrano enormi, sembrano tipo, sì, le cose di 60 kg, sì, in palestra. Ci ho messo su 60 kg. Sono 60 kg. Però vediamo un po'. Ragazzi, no excuses. Anche in vacanza ci si allena per fare questo prep. Anche in vacanza sulla spiaggia. Oh yeah. On and on, I feel like you need your space. Prisoner in your own home.
lasciate vedere, abbiamo finito l'allenamento con Tia, mamma mia, un bestione, sì, pesava 112 kg e è alto 1,90 qualcosa, veramente una bestia. Siamo allenati bene, abbiamo fatto un po' di tutto, abbiamo lavorato ed è sempre bello riconnettere a volte con gente che più o meno fa lo stesso lavoro che qua su YouTube, perché non lo so, c'è quella intesa che magari con persone normali non si capisce veramente. Alla fine siamo stati a lavorare e ad allenarci per un due ore e mezza. Magari uno pensa, ah, stai in vacanza, non fa niente. In realtà, appunto, fare tutte le foto fatte bene, i video così, ci abbiamo messo un sacco di tempo. Abbiamo finito, io mi sto mangiando le carotine e poi devo fare un passo proteico perché sono a digiuno e mi servono aminoacidi per far partire quella sintesi proteica. Oh yeah, la scienza del fitness. Guardate Dubai dietro, che figata. Dove siamo andati? Mall of the Emirates, ragazzi, che dovrebbe essere, non so se vedete, meglio, sì, sì. Andiamo al Mall of the Emirates, che è uno dei centri commerciali più grossi. Mi sembra che c'è pure la pista da sci dentro, quindi qua è una cosa allucinante. Figo. Magari troviamo... C'è l'acquario, no? Pure, c'è un acquario. Ma non so se questo o un altro, perché c'è il Mall of the Emirates, poi c'è il Dubai Mall, ce ne sono tanti. Questo è grosso. Andiamo a vedere, andiamo a scoprire. Thank you, bye. Ragazzi, siamo arrivati, vediamo quanta gente c'è, chiude un po'. Oh, fanno delle compere, mi sa che non c'è più i soldi. Non c'abbiamo i soldi per comprare. Siamo appena entrati, si amica, ma sei sicuro che qua dentro in questo posto ci sono schifo i soldi? Io e Tazzi siamo appena entrati, guarda, c'è stata lontana. Sì. Lontano di tre. Do my best to pretend, to pretend. Yeah, here we go again, go again. Do my best to pretend, to pretend. Sammy, non so se riderò piano. Cioè, non lo so. Perché hanno abbastanza soldi, mi hai fatto vedere. Sì, sì, cioè, ridicolo. Hanno abbastanza soldi da decidere di creare una montagna in mezzo al centro commerciale. Ridicolo. La televisione, cioè... Sì, sì, si vede, un pochino sì, si vede, ecco là. Io non sono un grosso sciatore, però se no andrei a sciare, ma non sono un grosso sciatore. Sì. Voi andreste? Cioè, dai, perché no? Però, qua. Assurdo. Gigi alla ricerca di qualcosa che può mangiare, ovviamente healthy. Scelto Gigi. Allora, ragazzi, io sto girando tutti questi posti fast food per fare una cosa che fuori in treni dei macros. Sono arrivato qua, nel coreano, la bowl con salmone, quindi il riso, salmone e qualche verdura. Allora ragazzi, vi faccio vedere quello che ho preso. Solita Pepsi Max, perché devo dire che a dieta mi serve per sentirmi un pochino più pieno e per un po' più di dolciume in più. E poi mi sono andato a scegliere tra tutto il fast food che c'era una cosa decentemente healthy che penso di riuscire a tracciare più facilmente. Qua ci sta del riso al vapore, che poi provo a stimare il peso così ad occhio. Devo vedere quanto è profonda questa cosa, ma direi in 150 grammi cotto. Poi qua il salmone, che è almeno 100 grammi, è bello grosso, c'è una salsina teriyaki sopra e ci stanno qua, quanto, 1, 2, 3, 4, 5 broccoli, sicuramente saranno stati cotti un pochino di olio, provo a fare una stima. Questo intanto è il piatto che mi sono preso, sembra una bomba. Gigi, che te sta a mangiare? Allora ragazzi, devo fare una confession. Vai. In America, stavo in bulk, siamo da Panda Express e io potevo mangiare quello che volevo, e ho scoperto l'orange chicken, mi piaceva tantissimo. Allora qua l'ho visto, non lo mangio dall'America, non lo mangio quindi da mesi. Sì. Mi è venuta così tanta voglia, allora ho fatto tutto il calcolo delle calorie dei macro e ho deciso per la prima volta di finire qua. Sono le 7.50, prendo il piatto, finisco qua i macro, greve, rischio. Però la prima volta sì, 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 no, è vero. Ma pure adesso lo stai facendo, sì, la sì. Cosa strana è che comunque per 4-5 euro non potrai mangiare, sì, che non abbiamo mai visto te, cioè, vediamo. Esatto, vediamo. Comunque ho inserito tutto e dovrei rientrare nei miei 2.000-2.400 calorie, cioè. Solo che finisco il macro alle 7.50, sì. Vediamo quello. Facciamo un taste test. Vai. Sembra buonissimo. Oh yeah, my god, that looks ragazzi, beautiful. Se avete un cinese, ah no, non potete, però potete fare il delivery cinese. Buono? Dai G, goditelo. Qua non mangi per le prossime 5 ore. Dai. Che buono, che gusto, ragazzi. Buono. G, cioè, un commento su questi bagni. Cioè, guardate. Più lussuosi. Più...
qualsiasi hotel 5 stelle. Pure con la musichetta in sottofondo. Che ridicolo. Quindi abbiamo scoperto che l'acquarium qua non c'è sta. No, l'acquario sta nell'altro mall. Sì. E quindi dovremmo andare anche al Dubai Mall che sta al Burj Khalifa. Che tanto ci andiamo comunque, quindi. Dovevamo andare comunque, questa è una scusa in più. Perfetto. Per concludere il vlog abbiamo deciso con Sammy di fare una cosa un pochino diversa. Abbiamo messo insieme delle domande per me e per Eleonora e The Zupilicious, che è la mia ragazza che in questo momento sta a Roma. Non ho ancora visto le domande, quindi lascio a Sammy introdurre la cosa e le domande, spero vi piaccia. Ok G, allora prima domanda è: come si mantiene la scintilla viva in una relazione? Per noi, dato che non ci vediamo così spesso, ci mandiamo le fotine. La cosa buona è che ogni volta che ci vediamo c'è quella scintilla. Quando ci vediamo non è che c'è tanto la scintilla, c'è. Cioè, quando ci vediamo facciamo tutte le cose che non possiamo fare quando non ci vediamo. Qual è stata la tua più grande complicazione o dilemma? Non so. La distanza? Lei ha risposto. Cioè, secondo me la coppia la fa la quotidianità. Sì. Facilmente. Cioè, sei una coppia, ma non lo sei fino in fondo. Non lo so, non saprei rispondere, sinceramente. Non ancora raggiunto la stabilità. Ci sono stati alti e bassi, come in ogni relazione, che uno prova a risolvere. Matrimonio? Sì, vabbè, sì. Oddio, che merda di matrimonio. Ma che, c'ho 24 anni? Ho 22 anni. A parte che non sono uno troppo pro matrimonio. Ci sarà, prima o poi. Cioè, secondo me se due persone stanno bene insieme, c'è bisogno di fare per forza di cosa matrimonio. Però adesso è prezzo. Cosa hai imparato da relazioni passate? Allora, io non sono una che si apre molto di suo. Tutto. Devo parlare di più, aprirmi di più. Sicuramente che all'inizio meglio non buttarsi subito in una relazione. Che il dialogo è importante. Quando ti piace anche le cose che magari non condividi dell'altra persona, è lì che veramente secondo me puoi raggiungere una stabilità di coppia. Biggest pet peeve? Cosa più grande che ti fa scazzare? C'è una cosa. È un pochino testarda. Io faccio una cosa, lui comunque dà per scontato il fatto che lui sappia farlo, che sappia farla meglio. Quando lei decide che è così, è così. Poi c'è quella cosa che tu lo sai, che lui lo sa, che lui lo pensa. Già perdi in partenza se vuoi provare a cambiare l'idea. Bambini? Ma che sì, no. Sì, tanti. Magari in futuro. Massimo 2-3. Se sono stabile economicamente. Vorrei un maschio e una femmina. E socialmente. Cioè, magari due femmine, c'è un maschietto. Adesso è troppo presto per pensare ai bambini. 5 anni minimo. Chi è l'alfa nella relazione? Sicuro io dico io e lei dice lei. Dipende. Secondo me in alcune cose lei, in altre cose io. A volte io lascio fare a lui senza problemi, altre lui sa che deve lasciare fare a me. Magari in alcune cose di decisione è più alfa lei. Cioè l'ultima parola spesso ce l'ho io però. In altre cose sono più alfa io. Penso, non lo so. La cosa più strana che ti piace in lei? Quando spiega le cose, lo fa in maniera scientifica. Lei fa dei miscugli assurdi quando cucina. Una volta mi stava invitando l'anno scorso a scrivere la tesi. Però poi quando stiamo insieme ci capiamo tutto dentro. Tipo si era messo a spiegarmi alcune cose, ma in maniera scientifica. Quindi lei fa tutto vedere separato, poi però lei inizia a mischiare e si fa una pappa le cose. E ti giuro mi piaceva troppo quando spiegava queste cose. Chi ha detto ti amo prima? Zin, non ho idea. Ah, lui. Non ne ho idea. Ma non me ne ricordo, solo che l'ha detto prima lui. Cioè, ma voi lo ricordate un anno e mezzo fa? Ma sai quel silenzio imbarazzante quando non sai se devi dirlo o non devi dirlo? Ah, ma io che cazzo se lo ricordo. E poi proseguiamo avanti con un'altra frase probabilmente. Non ne ho idea. Fino a che lui non l'ha detto. Potenzialmente io. Ricordo c'è stato tipo un attimo di vuoto. E forse lei ha ricambiato. Poi tipo lo dici e ti senti libera. Forse gli ho detto io e lei me l'ha subito ridetto o l'incontrare. Comunque era dopo un po' di tempo, dopo svariati mesi. Sono passati tipo 6 mesi. Non mi ricordo, lei che ha detto. Quindi non ti ricordi 6 mesi o non ti ricordi la situazione o dove stavate o niente così? Ah, lei quindi si ricordava tutto. No, non si ricordava un cazzo, è per quello che sto non chiedendo. Non si ricordava? Sì, no. Va bene, ok. Finito? Sì, sì. Dai ragazzi, se vi è piaciuta questa porzione mi raccomando spaccate un like. Dai.
Ragazzi, ci siamo per la clip finale, come sempre, final shot. Vi voglio ringraziare tantissimo se siete arrivati fino a questo punto nel video, veramente vi apprezzo tantissimo. Mi sto facendo il mio, anzi, mi sono fatto il mio protein fluff. Se volete la ricetta andate a vedere, guardate qua, che bomba, praticamente questa mega ciotola c'ha tipo 40-50 grammi di proteine e lo faccio come se fosse il mio shake proteico post workout e prima di andare a dormire. L'ho pensato, quindi, mentre mi mangio il mio protein fluff, di fare l'ultima clip e di parlarvi direttamente. Prima è successa una cosa troppo divertente, o no, non lo so, in ascensore praticamente. Ho preso l'ascensore e c'era una ragazza norvegese e c'era anche Sammy e ci ha chiesto: ah, abbiamo iniziato a parlare nell'ascensore, sapete, quando è tipo super awkward, quindi devi iniziare a fare conversazione. Io ho detto: ah, di dove sei? Sono norvegese, tu di dove sei? E io automaticamente ho detto: ah, noi veniamo dall'Italia. Lei si è scioccata in un modo, cioè tipo messa contro l'ascensore, tipo: ah, ah, ok, e com'è la famiglia? E io tipo, il mio cervello non stava pensando, quindi stavo tipo, beh, difficile così, e lei era impanicatissima. Ora mi fa ridere, però penso di averle rovinato la serata. E niente, vi volevo solo dire che in questo momento difficile ho voluto includere anche questa parte con Ele, sia per farvi conoscere meglio a voi, anche perché le domande non le sapevamo e quindi era anche solo interessante per me vedere Ele cosa rispondeva. La cosa divertente è che comunque abbiamo detto delle cose abbastanza simili, che mi fa piacere. E ho pensato di includerlo perché in questo momento un pochino difficile non voglio fare solo contenuti fitness, anche perché pochi di voi hanno accesso alla palestra, no? Quindi comunque pensavo di includere delle cose più personali nei miei video. E niente, fatemi sapere se vi è piaciuto. E l'ultima cosa che vi chiedo è, che poi vabbè, ne parlerò meglio in un altro video, ma fateci sapere se volete più video, perché io e Sam abbiamo deciso di fare un po' un work-life balance, quindi per non fare come abbiamo fatto in America o come abbiamo fatto con i Barcelona Daily Vlogs, dove veramente era solo lavoro e non vivevamo, volevo fare un mix tra lavoro, quindi tra video su YouTube, e anche divertimento nostro, quindi ci viviamo la vita, andiamo in spiaggia, queste cose qua, e quindi abbiamo deciso di mettere, magari l'avete notato, due video a settimana, non di più. Ma fateci sapere se in questo momento, tipo col coronavirus, mi piacerebbe se postassi un pochino più spesso, magari 3 volte, magari 4, magari provare daily. Semplicemente se, per sapere se tipo vi teniamo compagnia oppure no, e se può essere utile, perché alla fine questo è il nostro lavoro, voi, te, sei il mio pubblico, quindi se tu mi dici che vorresti che lavoro di più e che metto più video e che puoi vedere più ogni giorno qualcosa per svagare, fammelo sapere nei commenti, veramente, che così metto un po' di fuoco sotto il sedere di Sam e proviamo a vloggare ogni giorno. Questa cosa è magica, raga. Veramente. Così tanto volume, la dieta mi salva veramente. Quindi sì, vi chiedo solamente questo. Se stai ancora guardando, saremo tipo in due. Apprezzo tantissimo, scriviti giù, mi raccomando, fai un chat, l'ultimo secondo. Ti ringrazio di cuore, veramente. Testa alta, ricordati che in questo momento difficile ci sono due tipi di persone: le persone che mollano tutto e le persone che continuano a dare e che continuano a allenarsi in casa e continuano a seguire la dieta e fanno tutto il possibile. Alla fine veniamo definiti non da quello che ci succede, ma da come reagiamo. Quindi voglio che tu, che stai guardando, fai parte del secondo gruppo, cioè reagisci, non mollare tutto. So che è difficilissima la situazione, prova a avere qualche positività, prova a vivere la tua vita, prova a rispettare la dieta, prova ad allenarti in casa, non lasciare andare tutto, ok? Veramente. Ti ringrazierai poi te stesso fra 2-3 mesi quando speriamo migliorano le cose. Niente, è stato lunghissimo questa clip, io vi voglio ringraziare tantissimo del supporto, grazie di essere ancora guardando, lasciatemi un like, vi prego, commentate, iscrivetevi se siete nuovi, ma non credo. Apprezzo tantissimo, raga, ci vediamo domani.